parole. Ascoltami. Parole, parole, parole. Ti prego. Parole. Marco! Parole, parole, parole. L'ultima convocazione comunque in preallerta, la chiamata in nazionale, adesso Prandelli ha visto il gol, ha applaudito, è andato appena dopo il gol. Ma sì, è andato via perché ha detto ha segnato, sì. È finito il calcio, italiano. Mi faceva piacere far bene anche perché comunque c'era una... Te l'avevano detto prima che c'era? Sì, lo sapevo prima, è uscito fuori sui giornali qua e quindi mi faceva piacere far bene. Ci prova Parolo! Il consigliere particolare è Antognoli. Abbiamo iniziato una stagione che come cosa simpatica, per darmi la sveglia, tutte le volte arrivava all'allenamento mi doveva dare uno scappellotto in testa. Quando lui dice sempre, bisogna sempre piattarla, mai calciare forte, ha ragione. E arriva la conclusione di Parolo, un gol fantastico di Parolo, il Cesena avanti a Marazzi. Un bel regalo che mi ha fatto la mia ragazza, che mi ha fatto tutti i cucchiaini, da lei è partita, adesso è via per l'Erasmus e siccome è partita non le potrà vedere, mi ha lasciato tutti i cucchiaini con tutte le partite da mangiare prima di ogni partita e dice almeno è come se fossi lì e per il momento stanno portando bene. È iniziato quando? È iniziato con Milan Cesena e avevamo perso, non è tutto benissimo, però bisogna aver fiducia. L'inizio della stagione è stato in stanza con Nagatomo, simpatico, pronto alla battuta, capisce gli scherzi e lo spogliatoio è diventato una cosa, era una barzelletta bella, pian pianino l'ha imparato, è iniziato con le classiche parole che imparano gli italiani quando vanno all'estero, cioè ne parlaccio. le prime sono quelle, però poi pian pianino è riuscito a imparare anche le varie cose. Poi dopo lui mi sono fatto insegnare delle parole un po' così giapponesi. E la bella è che quando venivano al campo i giapponesi a vederlo all'allenamento, io passavo di fianco e gli dicevo in giapponese dentro il pallone per Giaccherini, posizione regolare, Giaccherini, palo, no, che cosa si è mangiato? Gli ho detto vai su YouTube, scrivi gol impossibili, guarda, te il tuo era veramente impossibile rispetto a quelli. E quest'anno in Serie A hai cambiato la maglia con qualcuno dei tuoi idoli? Ma volevo scambiarla, ho scambiata con Pirlo, sono riuscito a cambiarla con Thiago Silva che mi ha impressionato tantissimo come giocatore. Ho provato a chiederla a Maicon quando ha giocato con l'Inter, ma l'aveva già chiesto a tutti quanti Giaccherini, a tutti quanti. No, devo dare Giaccherini. E tu, no, devo dare Giaccherini. E beh, allora ci ha fregato tutti quanti Giaccherini. Li vendi, fai una bancarella. Sì, secondo me c'è la bancarella Cesena, li vende lui. È un gol di Parolo, sin qui a decidere Sampdoria Cesena, un gran gol a 2 minuti dall'intervallo. Parolo che è al microfono del nostro Giovanni Guardala. Giovanni. Sì, e Parolo prima della partita aveva detto speriamo in un tiro e un gol. Volevo commentare con lui il suo gol. Non so se vuoi fare un appello al nostro direttore, perché mi ha detto che segni quando c'è Guardalà. Ah sì, ultimamente, sono due partite che viene Guardalà, direttore, Guardalà, tutte le partite si salva il Cesena. Se c'è un simpatizzante per il Cesena, mandatemi Guardalà. È fatta.